sono due pilastri che saranno fondamentali per questa edizione di tale quale, per quella parte dello spettacolo che è allegria, che è divertimento. La nostra giuria non è mai una giuria severa, se non nella fase finale quando deve fare una classifica e deve dare i voti, ma nelle singole commenti la parte di allegria, la parte di divertimento, come è stata e come anzi ho avuto modo di ringraziare i giurati che si sono alternati, da De Sica, Montesano, Claudio Lippi e Gigi Proietti, sono alternati, hanno sempre dato energia, risate al nostro spettacolo. Guarda, posso dire che già in questa prima puntata vedrete qualcuno che non abbiamo mai fatto, tipo Ermal Meta, tipo Gali, tipo poi Blondie anche ci sarà, finalmente riesco a portare Debbie Harry, ce ne sono di bionde, chissà chi la farà. È sempre più difficile perché, a differenza di altri programmi, penso comunque a un programma difficilissimo come Ballando, però se tu parti da zero non hai mai fatto nulla, va bene, perché anzi devi migliorare, devi fare step diversi. Qua una base la devi avere, devi essere intonato, non puoi essere stonato, devi avere una voce che si plasma bene. Ci sono delle volte degli imitatori bravissimi nell'imitare la voce parlata ma non riescono a farla altrettanto bene nella voce cantata. Quindi insomma ci sono tanti fattori. Se hai una voce troppo particolare alla fine escerà sempre fuori la tua voce, anche se sei un cantante. Quindi non è facile fare un cast tutti gli anni variegato e di livello. No, di solito no, all'inizio no, fino alla quarta, quinta puntata no. Poi quando arriva, sai, anche quest'anno avremo il torneo finale, quindi ci sono 7 puntate più 3, quando arriveremo vicino alla settima e alcuni saranno eliminati, allora comincia ad esserci un po' di competizione. Gabriele ha fatto una grande prova di maturità, perché ci siamo confrontati e abbiamo detto, abbiamo fatto più di 60 cantanti diversi, abbiamo inventato tutto, cosa possiamo inventarci quest'anno dopo aver fatto lo scorso anno i personaggi dei cartoni animati, abbiamo fatto i personaggi metà e metà, abbiamo fatto gli ABBA, i Boney M, i Bee Gees, abbiamo fatto tutto il possibile, Popoff, cioè i bambini, tutto, non sapevamo più cosa fare, quindi nonostante fosse un programma importantissimo per lui e la sua presenza è importante nel programma, ma avremmo fatto qualcosa di già visto e abbiamo preferito lui in prima persona fare un passo indietro, quindi prova di maturità professionale. Ma penso di sì, che magari alla prima puntata, sai, c'è questa abitudine delle chiavi dello studio, quindi anche perché rimango dietro le quinte a seguire un pochino come consulenza del programma tra le cose che faccio dietro le quinte, insomma, quindi penso di sì.